Con SuperSight puoi modificare dal punto di vista grafico lo stile per l'intero sito web o il layout per i singoli elementi del sito. Per modificare lo stile, clicca sulla voce Design e poi su Cambia stile. Il sistema propone a questo punto due sezioni, Progettazioni e Personalizza. Nella sezione Progettazioni sono presenti temi personalizzabili nel colore e nel font. Per scegliere un tema, clicca su Progettazioni. Successivamente, sul riquadro riportante il tema desiderato, un'anteprima del template viene mostrata nell'area sottostante. Clicca Prosegui all'editor per salvare il tema. Per personalizzare invece la combinazione dei colori, clicca su Personalizza. Poi seleziona Colori, scegli la combinazione di colori desiderata, oppure clicca sulla sezione Personalizzato, così da poter scegliere singolarmente i colori da utilizzare. Conferma infine la scelta cliccando su Prosegui all'editor. Per modificare invece il font dell'intero sito web, clicca su Personalizza, seleziona Caratteri e scegli il font desiderato tra quelli disponibili, oppure clicca sulla sezione Personalizzato per una maggiore scelta. Conferma le modifiche cliccando su Prosegui all'editor. Oltre alla gestione dello stile per l'intero sito web, SuperSight prevede per gli elementi la personalizzazione di alcune impostazioni grafiche, ovvero del layout. Per farlo, seleziona uno degli elementi presenti nella pagina, in questo caso la copertina, clicca sull'icona indicata a sinistra. Vengono mostrate una serie di configurazioni grafiche diverse in base alla tipologia dell'elemento selezionato. Puoi modificare la forma dei divisori scegliendo la forma e il colore che preferisci. Poi clicca su Fatto per salvare le modifiche. Se all'interno della sezione hai caricato un'immagine, seleziona l'elemento Immagine come mostrato e tra le varie configurazioni grafiche è visibile Scroll Effects. Tale funzione consente di aggiungere un effetto all'immagine di sfondo. Scegli l'effetto che più ti piace e poi clicca su Done per salvare le modifiche.